Sergei, ma porteresti caffè? Sì? Vieni, così si comincia. Oggi c'è stata tanta gente al Sì, ristorante. La cosa che ti volevo chiedere, innanzitutto l'hai letta, giusto? Ma questa è la prima stesura. Io rispetto alla tua storia qui ho creato delle situazioni diverse, che poi magari non so se sono andate diverse. Il titolo lo lascerei il primo Dan. Non so se è chiaro a tutti che cosa significa il primo Dan. Il primo Dan è il primo livello della cintura nera di karate perché io faccio karate Ecco, e il protagonista che si chiama Sergei come te non e riesce a fare il primo Dan perché ha una serie di cose da ma che è successo? risolvere. Qua si parte da questo ragazzo che sei te, che lascia la sua cittadina di mare per andare in un inverno freddissimo in Russia. Con la scusa, se ricordi, con la scusa di andare a studiare in Russia, in realtà lui va A riscoprire le le proprie proprie origini, origini, di esatto. cui c'ha solo pochi dati. Alla fine lui si sente un po' a casa, arriva un po' da estraneo. Eh sì. Qui si parla della piazza rossa, Krasnaya Ploshchad. Ho scritto bene Krasnaya Ploshchad. Sì. Di qui parlo che tu cerchi il colbacco, che tu volevi colbacco, che poi te lo sei comprato, in effetti. L'ho messo che costava 1200 rubli. Tu tiri sul prezzo Ah sì, è vero, è vero, è vero. Amico, voglio un prezzo da russo. È vero, 800 perché rubli. se no lo prendeva per turista, perché lì ci sono i turisti, invece tu vai lì e cerchi di parlare in russo. Qui dice, no, accettando le sfide che questo ci ripresenta. E in questo momento della tua vita, a che punto siamo le sfide? Stai accettando che altra sfida? Ora c'è la sfida della ragazza. Ora, Vedrai, anche quella è una sfida, ma eh. nel senso che c'è una ragazza con cui affronti la sfida è trovarla. La sfida è Oh trovarla. signore. Insomma, la sfida è l'amore.